Ma guarda, io ho scelto di tornare, di rimettermi in campo non per una esigenza di carattere personale, assolutamente, tutt'altro. Sono sollecitato a stare in campo perché vedo che c'è una deriva negativa, appunto, che sta travolgendo tutto, rischia di travolgere la nostra terra. In termini proprio di rinsecchimento della vita democratica, di desertificazione della vita democratica. Questa è una terra che ha bisogno di partecipazione, non di allontanamento, di distacco dalla partecipazione. E è proprio per questo che appunto avverto la necessità di dare un contributo perché sia interrotta questa deriva, questa china negativa, appunto, che si sta registrando. Noi siamo in presenza di una gestione commissariale. Alla gestione commissariale della sanità si aggiunge anche il commissariamento della politica, che sta producendo disastri, perché appunto le scelte calate dall'alto con una visione burocratica, quasi coloniale, diciamo, sulla testa della Calabria, non promettono nulla, nulla di buono. E anche le personalità che si mettono in campo una a una, come sta facendo il PD, via via, stanno crollando come birilli, si stanno bruciando da Irto alla Ventura e poi adesso hanno messo in campo Amalia Bruno. Cioè, ognuna di queste personalità ha una sua, come dire, rispettabilità, però il problema è di carattere politico, cioè affrontare in termini positivi, con la chiave giusta, le questioni, attraverso la partecipazione democratica, il coinvolgimento democratico e l'autogoverno della regione, perché una regione come quella calabrese non può essere trattata con un atteggiamento di disparità rispetto al resto delle regioni italiane, quasi quasi come se in questa terra ci fossero gli appestati, come se questa terra fosse la terra del male, per cui al male bisogna rispondere con le misure verticistiche, lontane appunto da quelli che sono i cittadini in carne ed ossa che vivono, lavorano e operano in questa terra. E quindi rispetto a tutto questo io reagisco, non sono disposto ad accettare appunto questa deriva, perché questa deriva porterà danni alla Calabria. E coloro i quali che tendono a rappresentare i calabresi come appunto gli appestati e quindi a giustificare queste scelte esterne alla Calabria, i commissariamenti, sono gli artefici dei più grandi mali della Calabria. Guardiamo la sanità. La sanità sono 11 anni, ne abbiamo parlato prima, che è commissariata da commissari, è gestita da commissari nominati dai governi e stanno determinando un disastro perché chi è emanazione di poteri esterni alla Calabria non può vivere e non può operare, non è nelle condizioni di farlo se non attraverso la partecipazione democratica nell'interesse appunto della terra che bisogna governare. Ecco perché io ritengo che bisogna reagire, io reagisco per quanto mi riguarda. Naturalmente ritengo che chi pensa di ritagliarsi uno spazio per contrattare qualche posizione di potere all'ombra dei commissariamenti non fa altro che contribuire a produrre male per questa terra. E quindi io credo che non bisogna rassegnarsi. Vedo che c'è molta sofferenza in giro. Io sto girando in largo e in lungo la Calabria, colgo soprattutto nella comunità dei democratici calabresi, delle forze progressiste, della sinistra calabrese, colgo un malessere profondo, una sofferenza alla quale io sto cercando di dare voce nel limite delle mie possibilità, ma sempre animato e guidato da una bussola, che è quella del bene comune, che è quella dell'interesse della terra in cui sono nato, in cui sono cresciuto, in cui ho vissuto e voglio continuare a vivere, perché appunto noi abbiamo diritto
di costruire il nostro futuro e di non essere imbavagliati, di non essere oggetto di operazioni come dire costrittive, calate dall'alto, come una volta si faceva con le colonie. Questa è una terra che deve essere rispettata, come tutte le regioni, come tutte le altre regioni. La Calabria ha le sue luci e le sue ombre, e come tutte le regioni la Calabria deve essere messa nelle condizioni di poter esprimere pienamente le scelte.